Allora, avete appena sentito il collegamento con Torino, con l'edicolante Lello, che ci ha parlato di questa possibile delibera che in qualche modo dà una mano agli edicolanti a sopravvivere in questa fase di difficoltà. Ora cambiamo completamente argomento. Oggi è mercoledì e tradizionalmente dedichiamo questa giornata al volontariato, all'associazionismo. Cerchiamo un po' di capire che cosa accade nell'Italia reale, che sta affrontando la crisi in qualche modo, che sta facendo i conti con grandi difficoltà, innanzitutto economiche. Sappiamo che la povertà assoluta in Italia sta aumentando e ancora aumenta la povertà relativa, e che deve inventarsi qualche cosa, perché le istituzioni sono assenti, perché non c'è più un sindacato all'offensiva organizzato in modo da poter porre delle rivendicazioni importanti. Allora noi siamo andati a vedere che cosa accade nell'Italia di tutti giorni, in quel mondo dell'associazionismo e del volontariato che comunque ancora cerca di costruire tanta solidarietà. In questo caso però abbiamo con noi un'associazione, l'associazione Non Bombe ma Solo Caramelle, rappresentata qui da Riccardo Pilato, che è in comunicazione via telefono e che salutiamo. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno. Allora, Riccardo è a Brescia, l'associazione è un'associazione che già dal nome ci fa capire come si occupa in qualche modo di pace, di solidarietà, ma anche, ahimè, purtroppo di guerra. È nata da un'esperienza legata al bombardamento in Serbia ormai nel 99, se non vado errato, se la memoria non mi tradisce, e da lì è nata una catena di solidarietà, soprattutto nei luoghi di lavoro, e quindi soprattutto a Brescia, perché a Brescia ci sono tante fabbriche e tanti lavoratori. Da Brescia, in collegamento con Trieste, un altro polo importante di questo intervento, è nata una catena di solidarietà che si è espressa sotto tante forme. Ha cominciato con le adozioni a distanza e poi ha portato tanti generi di prima necessità in Serbia, a Kragujevac oppure a Belgrado, e anche addirittura interi laboratori dentistici, parecchie medicine, insomma una cosa importante e soprattutto di carattere internazionale, nata veramente senza alcun aiuto roboante, proprio facendo facendo conto sulla solidarietà diretta. Allora Riccardo, a me sembra che più o meno così abbiamo presentato bene la vostra associazione Non Bombe ma Solo Caramelle, e ne vuoi parlare tu adesso, perché tra le altre cose con questa attività continua di aiuti portati in quelle regioni martoriate dalla guerra, perché sappiamo che le conseguenze a livello chimico sono ancora persistenti, basta pensare per esempio all'uranio impoverito, con questa attività di collegamento arrivano anche le notizie e la situazione lì non si è mai risollevata, ecco, diciamolo così. Ma insomma, ti lascio la parola Riccardo, tu puoi spiegare meglio di me che cosa sta accadendo. Sì, salve a tutti. In realtà devo fare una precisazione, però vabbè, solo per dire che questa associazione di Brescia è nata per espressa volontà dei delegati FIOM della fabbrica Iveco di Brescia, sì, che giusto, da parecchi anni erano gemellati con la fabbrica Zastava, che produceva anche quella camion, macchine e varie altre cose, e che avevano rapporti non solo a livello dirigenziale di manager così, ma anche di lavoratori che venivano da una parte e dall'altra per gli aggiornamenti e così via. Quando avvennero i bombardamenti ci furono naturalmente molte
ricordo bene molte manifestazioni per contro l'aggressione che era stata fatta ad un paese che non aveva la minima possibilità di difendersi. Allora addirittura si parlò di guerra umanitaria, che impudenza. E poi, scusate, so. Fai Riccardo. Appunto. E poi comunque, ecco, venne fuori questo gruppo che un paio d'anni dopo si trasformò in Onlus. Trieste è un'altra associazione autonoma come la nostra che ha le stesse caratteristiche, gli stessi obiettivi, che è sorta e che, con la quale collaboriamo da quasi sempre per fare soprattutto i progetti indirizzati al sociale della città di Kragujevac, che si trova a sud di Belgrado, a 120 km da Belgrado. Ecco. Essenzialmente la nostra... Sì, vai. Essenzialmente la nostra attività, che è iniziata in una fase per affrontare l'emergenza in cui veramente era tutto distrutto, ma non solo materialmente, ma anche psicologicamente, perché pensate un po' se... come possa sentirsi una intera popolazione che passa da una condizione di normale vita, benessere normale di lavoratori come potremmo essere noi, passa in un giorno ad una condizione in cui ha bisogno di tutto, non ha più innanzitutto il lavoro perché i luoghi di lavoro importanti sono stati distrutti, questa fabbrica qui dava occupazione a 36.000 lavoratori ed era stata distrutta nei reparti essenziali, nella centrale termica, nei reparti dove si assemblavano le auto, i camion, così. E poi anche nel fatto che questi non ricevevano più soldi o non avevano più la, e in più c'era il discorso che cominciava a premere sulla salute per quanto riguarda i materiali che erano stati usati nei bombardamenti, essenzialmente l'hanno ferito. Ecco, appunto, vogliamo spiegare sinteticamente qual è la situazione oggi, perché allora quella fabbrica fu in parte ricostruita, la Fiat in qualche modo ne rientrò in possesso grazie ai generosi sovvenzionamenti del governo di Belgrado e cominciò la produzione, poi però non ha mai produzione che non è mai arrivata a livelli tali da garantire l'occupazione giusta per quelle zone. Sì, proprio davanti a me c'ho qui un'informativa arrivata a metà tra due o tre giorni fa in cui si parla delle difficoltà in cui versa questa fabbrica di auto, la quale è vero è partita e si è anche ingrandita, sono arrivate a circa 3.000 dipendenti, ma gli obiettivi che dovevano raggiungere, che erano grandi numeri tipo 200.000 auto e così via, non sono mai stati raggiunti, nonostante questi lavoratori siano stati costretti a lavorare 10 ore al giorno e con turni molto molto intensi, per cui ecco, la condizione adesso è che le vendite stentano e quindi anche qui ci sono già delle programmazioni per la cassa integrazione. Ecco. La cassa integrazione che incide molto, perché in quanto percepiranno il 65% di un salario che si aggira intorno ai 300-350 euro al mese. Lo voglio dire per completare questa scheda sulla Fiat, che fu lo stesso Marchionne a in qualche modo far ripartire quel sito produttivo, ma nell'ottica della delocalizzazione, cioè portò quote di produzione dall'Italia a Kragujevac, tra l'altro pensando che questo potesse garantirgli una via preferenziale verso il mercato russo, cosa che in realtà appunto non è avvenuta. Ma torniamo all'associazione, perché è importante dire quello che siete riusciti a fare e quanto è stato importante per quella popolazione avere un appoggio vicino, relativamente vicino, insomma, che continuasse almeno a generare un po' di speranza. Sì, importantissimo, non solo dal punto di vista pratico, materiale, economico, ma soprattutto psicologico. Era veramente una popolazione in crisi psicologica, di veramente crisi di nervi, in quanto
come ho detto prima, passare da un giorno all'altro ad una condizione in cui non sapevano più cosa mangiare e cosa mettere nel piatto alla sera, insomma, si può capire bene. Ma noi abbiamo iniziato subito con un progetto di emergenza che ha previsto per vario tempo l'adozione a distanza dei bambini delle famiglie operaie. C'era il nostro referente a Kragujevac, che è il sindacato Zastava, il quale ha stilato degli elenchi da cui si attingevano, o loro ci inviavano le indicazioni con precise caratteristiche. Pensate che proprio qui davanti a me la scheda mi è arrivata 5 minuti fa, manca farla apposta, per una nuova adozione che verrà fatta a Brescia da una insegnante in pensione, di questo ragazzino del 2007 che frequenta la scuola per handicappati, una scuola speciale, e che fa parte di una famiglia, il papà è serbo-kosovaro, pratica questi, fra l'altro, gente che abitava in Kosovo e che è stata costretta a scappare a causa della guerra e che è ospitata nella città di Treguiva. Questo ragazzino è sordo, soffre di autismo e i genitori pagano un assistente che segue Danilo a scuola, pagano, perché la scuola non è più gratuita, la sanità non è più gratuita e niente è più gratuito come una volta in Serbia, ex Jugoslavia. Anche questo qui è l'amara realtà che hanno dovuto affrontare queste persone. Noi facciamo questo qui, in più abbiamo da vari anni, abbiamo iniziato con moltissimi progetti.